Che mi sentite bene. Oggi comincia un nuovo ciclo di webinar previsto da un nuovo accordo di collaborazione sulla conservazione tra Forma SpA e Polo Archivistico della Regione Emilia-Romagna e PARER. Il nuovo ciclo da dove parte? Da dove riparte? Da dove ci eravamo lasciati lo scorso anno con l'ultimo webinar del ciclo del precedente accordo, sempre con PARER della Regione Emilia-Romagna. E che cosa era successo in quell'occasione? In quell'occasione, come potete vedere dalla slide, abbiamo tenuto un webinar, qualcuno lo ricorderà, un webinar che parlava di tre piani, dei tre piani, il piano di classificazione, il piano delle aggregazioni documentali e il piano di conservazione. Piani che, come sappiamo, sono strumenti essenziali per la corretta organizzazione degli archivi e che, sempre come sappiamo, esistono e sono previsti da tempo dalla normativa, ma la cui importanza viene ribadita dalle linee guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici che li individuano come strumenti da redigere nell'ambito del manuale di gestione documentale. Un breve cenno introduttivo di riepilogo, diciamo, sui piani. Si tratta del piano di classificazione, come sappiamo, che mappa su più livelli gerarchici tutte le funzioni dell'ente, del piano di organizzazione delle aggregazioni documentali che dovrebbe guidare l'attività, che guida l'attività di classificazione e la formazione dell'archivio, e infine del piano di conservazione, su cui torniamo oggi e ci concentriamo maggiormente. Che deve contenere, piano che deve contenere i tempi entro i quali le diverse tipologie di oggetti digitali devono essere trasferite in conservazione ed eventualmente scartate. Dunque, oggi, come vedete in questa slide, continuiamo un percorso, lo continuiamo con questo webinar che abbiamo organizzato con Riccardo Righi, responsabile della funzione archivistica di conservazione del PARER, del Polo Archivistico della Regione Emilia-Romagna. Un incontro che intende porre al centro dell'attenzione appunto la gestione del piano di conservazione e cercheremo di vedere oggi come questo piano può essere gestito al meglio in un ambiente digitale. Questo per raggiungere da una parte la razionalizzazione e la regolamentazione dell'organizzazione archivistica e dall'altra l'inserimento a sistema di informazioni fondamentali per lo scarto archivistico in ambiente digitale. Cominceremo dalla contestualizzazione dello strumento piano di conservazione all'interno dei sistemi digitali, appunto con l'intervento di Riccardo Righi, che ci introduce al tema e al piano di conservazione, illustrandone la sua specificità in ambito digitale, nonché la sua importanza. A seguire la presentazione di un'esperienza, di una buona pratica particolarmente significativa in questo ambito, che è quello della provincia autonoma di Trento. Provincia che nel suo sistema documentale ha implementato una funzionalità per la gestione del piano di conservazione degli atti in preparazione allo scarto archivistico della documentazione informatica. Questa esperienza viene presentata oggi da tre funzionari archivisti della provincia autonoma di Trento, che ringrazio fin d'ora, per essere qui oggi. Nell'ordine di intervento ci saranno Carlo Bortoli, Judith Boschi e Anna Maria Lazzeri. Con loro ne verremo a sapere di più sull'iniziativa, sul progetto, sul sistema federato che ha consentito questa significativa esperienza, sul piano unico di conservazione degli atti della provincia autonoma di Trento, nonché sulla implementazione del piano del sistema di gestione documentale. A seguire, al termine, come vedete sempre dal programma, cercheremo con i relatori di rispondere alle domande, che nel corso del webinar potete porre nella chat. Vi ricordo fin d'ora che la registrazione e i materiali del webinar saranno disponibili sulla stessa pagina dell'evento e del programma. E infine vi ricordo ancora che il webinar si inserisce all'interno di un ciclo previsto dall'accordo di collaborazione 2023-2026 tra Regione Emilia-Romagna e
e Forme SpA, e con l'occasione, anzi, quindi colgo l'occasione per ringraziare il Polo Archivistico, con cui è sempre un piacere collaborare. In particolare, al proposito, ringrazio Riccardo Righi, al quale passo la parola. Prego Riccardo di attivare webcam e microfono e auguro a tutti quanti buon webinar e buon lavoro. Vai Riccardo. Buongiorno a tutti, spero mi sentiate bene. Io riprendo quello che ha detto nell'introduzione Alessandra e infatti dico che questo webinar va in continuità con quello della scorsa primavera, in cui sempre il Polo Archivistico aveva organizzato un webinar su questi eventi. Va in continuità e quindi il mio intervento non andrà a sovrapporsi a cose che sono già state spiegate in quel webinar, ma sono dedicate alla specificità del digitale e alla specificità del piano di conservazione. Quindi, perché abbiamo deciso di presentare un altro progetto che ruota intorno al piano di conservazione per fornire alla platea di più esperienze possibili da applicare nel proprio contesto, cioè esperienze che traggono origine dalla prassi, quindi progetti effettuati. In primavera era quello del Comune di Reggio Emilia e adesso parliamo invece di quello della provincia autonoma di Trento, buone pratiche che possono guidarci, possono essere, da cui possiamo tutti possono trarre spunto per migliorare o perfezionare gli strumenti che le amministrazioni hanno già posto in essere. Perché la provincia autonoma di Trento? Perché il Polo Archivistico Regionale dell'Emilia-Romagna ha un accordo con la provincia autonoma di Trento, per il quale il PARER conserva i documenti amministrativi per gli enti della provincia di Trento. Quindi gli enti della provincia di Trento possono aderire tramite un accordo quadro tra PARER e provincia di Trento al sistema di conservazione della regione Emilia-Romagna, utilizzare la regione Emilia-Romagna come proprio conservatore, e al tempo stesso per la provincia PARER è fornitore del sistema informatico che svolge l'esercizio della funzione di conservazione. Questo è il motivo per cui, conoscendo bene i colleghi della provincia autonoma di Trento e l'ottimo lavoro che stanno svolgendo, sembrava opportuno riportare la loro esperienza in questo ambito. Faccio una breve introduzione. Cos'è il piano di conservazione e da dove nasce? Diciamo che dal punto di vista normativo, io ho citato qui la fonte più importante, che è l'articolo 68 del DPR 445 del 2000, ma le stesse linee guida AGID sulla gestione e conservazione dei documenti parlano più volte del piano di conservazione, quindi non è la sola fonte il 445. Ne parlano come? Sostanzialmente è lo strumento che il Servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora per guidare, definire i criteri di organizzazione dell'archivio e soprattutto di selezione periodica e di conservazione dei documenti. Quindi il piano di conservazione è sostanzialmente colui che ci guida nelle fasi di selezione, nel processo di selezione che porta o alla conservazione o allo scarto dei documenti. Piccoli consigli operativi che probabilmente riprenderemo in un webinar futuro dedicato allo scarto, ma che sono sempre utili. Per i neofiti, se c'è necessità di avvicinarsi agli argomenti del piano di conservazione, ricordo che la Direzione Generale Archivi si è fatta promotrice di tanti tavoli che hanno elaborato massimali di selezione, quindi piani di conservazione di tante tipologie di enti, e quindi nel loro archivio, cercando banalmente su qualsiasi motore di ricerca, Direzione Generale Archivi, massimari di selezione, massimari di scarto, viene presentata una pagina divisa per enti, per tipo di organizzazioni, che è sicuramente un ottimo spunto di partenza per
iniziare a gestire, a pensare il proprio piano di conservazione. L'altra cosa che ci dice l'articolo 68 è che questo va aggregato, pensato insieme al piano di classificazione dell'ente. Anche qui ci ricolleghiamo a quello che ha detto Alessandra poco fa. Un'altra cosa banale o banalissima che ricordava ieri in un incontro, diciamo privato, non pubblico, Gianni Penzo Doria, è che comunque i tempi di conservazione vanno ripresi in via pregiudiziale, cioè sono collegati sostanzialmente alle previsioni del codice civile, quindi non possiamo svegliarci, no, come archivisti e buttare dei numeri a sentimento, ma soprattutto gli articoli finali del codice civile dettano i tempi di prescrizione, sono quelli a dover guidarci poi per i documenti che decidiamo, guidarci soprattutto nei tempi dei documenti che decidiamo di porre a scarto. Quindi il piano di conservazione a cosa fa riferimento? Anche qui una slide abbastanza semplice che però chiarisce i dubbi terminologici, o almeno dipana, magari ci uniforma sui termini da utilizzare. Il piano di conservazione è ciò che guida la selezione. La selezione è un'operazione critica di vaglio della documentazione prodotta funzionale a una migliore conservazione dell'archivio. Sul fatto che lo scarto sia un momento di valorizzazione dell'archivio, penso che tutti gli archivisti abbiano studiato tantissimo al riguardo. Mi viene in mente Paola Caruzzi, che insomma, come principale attrice di questa voce, di questa promulgatrice di questa idea, ma tutti oramai siamo piuttosto convinti, soprattutto chi lavora già negli enti, che il selezionare è un momento di valorizzazione dell'archivio, cioè ci consente di dare importanza a ciò che conserviamo, cioè ciò che teniamo. E il processo di selezione, quindi, è quel processo per cui un ente stabilisce cosa conservare e cosa scartare. Quindi sostanzialmente il piano di conservazione stabilisce queste due cose, cioè cosa conservare e cosa scartare. Solitamente lo step successivo è ciò che è destinato a scarto è indicare la tempistica dello scarto. Quindi ricordo anche qui banalmente che il piano di conservazione quasi sempre è elencato per tipologia documentale, diciamo così, quasi tutti i massimari sono costruiti sulla tipologia documentale, ma poi ad essere scartate sono le aggregazioni documentali. E questo emergerà ancora più chiaramente dagli interventi che mi seguiranno. Nel digitale, cosa cambia nel digitale rispetto al cartaceo? Io ne ho tratte due spunti che vedremo amplificati negli interventi dei colleghi della Provincia Autonoma di Trento. Innanzitutto, conservazione by default. Quello che il digitale, ci impegna a fare è di occuparci di tutti gli aspetti del piano di conservazione, ma direi più in generale della gestione documentale, ab origine, prima che ciò avvenga. Quindi anche perché nel digitale certe cose che nel cartaceo potevano essere vagliate dopo, nel digitale questo vagliare dopo potrebbe non esistere, potrei non averne la facoltà. Quindi, e questo è chiarissimo nell'intervento di Carlo, mi verrebbe da dire, conservazione by default, cioè pensarci fin da subito, avere un piano delle aggregazioni collegato a un piano di conservazione inserito nel sistema in modo tale che quando adopero quotidianamente, o meglio, tutta l'ente adopera quotidianamente gli strumenti del lavoro del sistema di gestione documentale o dei sistemi che alimentano l'archivio dell'ente, questi abbiano già delle logiche che guidino la parte di aggregazione documentale e la parte di i tempi in pratica della conservazione. L'altra cosa che forse non è solo strettamente connessa al mondo al digitale, ma forse alla nostra epoca, ma che sicuramente anche qui nel digitale è esploso, è l'aumento esponenziale degli input. Cioè sempre di più, e lo vedremo
L'abbiamo già visto in primavera con il progetto del Comune di Reggio Emilia o con il progetto delle comunità tematiche della Regione Emilia-Romagna che gravita intorno al piano di conservazione. E lo ritroveremo nel progetto della Provincia Autonoma di Trento. Sempre di più le cose che si devono mettere insieme e che non sono un unico piano di conservazione, ma sono il piano di aggregazione dell'aggregazione documentale, il piano di classificazioni, vanno a convivere e mentre nel discorso sulla comunità tematica dell'Emilia-Romagna è fortissimo l'input, per esempio, a mappare anche i vari software che non, magari non usano il protocollo, non usano il sistema di gestione documentale, ma che contribuiscono all'archivio, che vanno in conservazione, l'accento invece, vedremo, della provincia autonoma di Trento è in ambito GDPR, quindi è stata l'armonizzazione col GDPR. E come questo tutto, queste enormi quantità di input, vada a confluire poi ad incidere sul piano di conservazione o come chiamato qui in regione da noi, sul piano unico della gestione documentale dell'ente. Io ho finito e direi che passo la parola ad Alessandra, vi ringrazio dell'attenzione e ringrazio anche tutti i colleghi della Provincia Autonoma di Trento per i loro contributi. Grazie mille Riccardo, sei stato più che esaustivo in così breve tempo e hai rispettato perfettamente i tempi. Adesso entriamo nel vivo dell'esperienza chiamo Carlo Bortoli ad attivare la webcam. Buongiorno Carlo. Dell'ambiente cartaceo all'ambiente digitale non diventa di per sé un'applicazione software, ma una funzionalità all'interno di un sistema più ampio che permette di gestire l'archivio corrente digitale dell'ente. Perlomeno questa è l'esperienza che la provincia di Trento ha e che questa mattina vogliamo esporvi. E il mio breve intervento mi permetterà anche di fare una brevissima ricostruzione di 20 anni di gestione documentale informatica, o meglio ibrida, però con un'attenzione all'incremento e al passaggio da una modalità prevalentemente tradizionale di formazione e ricezione dei documenti ad una modalità ormai prevalente di gestione di documenti informatici. Come dicevo, il piano di conservazione è gestito all'interno di un sistema di gestione documentale federato. Federato perché è utilizzato dalla maggior parte degli enti del territorio e nell'ambito di una comunità territoriale. Questo sistema si può far nascere come atto costitutivo all'anno 2003, quando i principali stakeholders della comunità di riferimento, quindi del sistema pubblico territoriale, si interrogarono sulla modalità di risposta rispetto ad
ad alcune novità normative, la più rilevante delle quali era il testo unico in materia di documentazione amministrativa del 2001, il quale prevedeva che venisse utilizzato presso gli enti pubblici un unico registro di protocollo informatico in luogo dei registri cartacei precedenti. E chiaramente il testo unico prevedeva anche tante altre cose, ma dal punto di vista della gestione documentale questa era la novità di più alto impatto. E a distanza di un anno, nel 2001, furono emanate le prime regole tecniche di applicazione in materia di protocollo informatico, grazie a un DPCM, che fissavano i requisiti anche tecnologici per far sì che le pubbliche amministrazioni adempissero a questo obbligo normativo. L'idea fu quindi quella di organizzarsi territorialmente e di proporre una soluzione che potesse servire ad ampio raggio gli enti del territorio che in prevalenza sono molto piccoli, quindi anche poco strutturati per far fronte a innovazioni tecnologiche di tale portata. Nel 2003 quindi ci fu l'atto costitutivo mediante, scusate, decisione della Giunta Provinciale di Trento di creare questa rete territoriale federata. Il sistema può essere descritto mediante le sue caratteristiche di base che non sono esclusivamente tecnologiche, ma riguardano anche l'ambito organizzativo e faccio riferimento ad esempio al tema della governance e anche all'ambito più operativo e in questo caso farò un accenno al tema della formazione, intesa come addestramento, degli addetti alle funzionalità del sistema. E come primo pilastro, diciamo, caratterizzante il sistema P3, che sta per Protocollo Informatico Trentino, abbiamo un'infrastruttura tecnologica unica che è al servizio di tutti gli enti che aderiscono per utilizzare questo sistema. È un elemento, a mio avviso, importante perché nel tempo ha permesso di realizzare delle economie di scala negli sviluppi di sistema. Quindi una situazione, a mio avviso, virtuosa rispetto magari ad altri ambienti dove la situazione era molto più parcellizzata e quindi gli enti pubblici, ognuno per proprio conto, dovevano trovare le risorse per far fronte agli sviluppi di un sistema di protocollo informatico. Fatta una l'infrastruttura, i repository documentali, quindi gli spazi di archiviazione dei documenti dei singoli enti, sono invece specifici e ben contingentati. Sono specifici per ogni ente pubblico oppure per ogni area organizzativa omogenea, qualora un ente sia organizzato in più aree organizzative. Penso che saprete anche voi che sempre il testo unico in materia di documentazione amministrativa del 2000 prevede la possibilità per un ente in genere di grandi dimensioni di organizzarsi in più aree, ognuna delle quali può utilizzare un proprio registro di protocollo informatico. Nel caso della Federazione degli Enti Pubblici Trentini abbiamo pochissimi casi, perché come dicevo prima gli enti sono piuttosto piccoli, però ci sono due o tre enti che hanno più registri di protocollo informatico e quindi sono organizzate in più aree organizzative. Il sistema è caratterizzato da un gruppo di funzionalità che sono uguali per tutti e in questo diciamo che ha avuto un certo effetto. La standardizzazione, tra virgolette, imposta dalla normativa. Prima mi riferivo alle regole sul protocollo informatico, ma bisogna menzionare anche tutte le altre, dall'uso della posta elettronica certificata alla conservazione digitale, come vedremo. C'è tutto un insieme di normativa che si è stratificata nell'arco degli ultimi 20 anni e che ha fatto sì che un sistema di protocollo informatico di fatto non può essere scelto liberamente nelle sue caratteristiche fondanti, poiché c'è una normativa che insiste anche in alcuni aspetti tecnologici molto specifici, e in questo le linee guida AGID sulla formazione dei documenti informatici hanno chiaramente un certo peso. Quindi diciamo che c'è un gruppo di funzionalità trasversali, come dicevo, di come dire,
previste in aderenza ad un impianto normativo consolidato e delle funzionalità invece che sono state sviluppate per far fronte a richieste specifiche di alcuni enti. In particolare mi vengono in mente le funzionalità di workflow documentale che permettono di, tra virgolette, customizzare, alcune esigenze specifiche di gestione dei procedimenti o dei processi di singoli enti. Dal punto di vista organizzativo, il sistema è gestito mediante una governance centralizzata, questo perché, la provincia autonoma di Trento è titolare del software, anche se per gli aspetti operativi si appoggia, alla società informatica di sistema, che è comunque una società in-house. È una governance centralizzata anche perché insiste sulla programmazione finanziaria della provincia, quindi è la provincia che finanzia, diciamo, gli sviluppi del sistema. Tuttavia, le richieste, come vedremo più avanti, di sviluppo, di evoluzione del sistema, tengono in considerazione ciò che proviene, le richieste che provengono da tutto il sistema federato e che sono organizzate mediante lo definiamo come un comitato guida, una volta era formalizzato mediante delle apposite convocazioni formali, era normato anche da deliberazioni di giunta, ora questo comitato esiste più nella pratica che diciamo, a livello formale. Fatto sta che gli enti federati possono presentare delle richieste per configurare in maniera specifica il sistema oppure richiedere degli sviluppi ulteriori. Come ultimo degli aspetti che ho selezionato per caratterizzare e descrivere la caratterizzazione del sistema c'è la formazione permanente ormai da 15 anni. Che è strutturata in modalità blended, nel senso che c'è una parte di formazione a distanza, e in particolare c'è un catalogo di oggetti formativi e-learning, della durata molto breve, si tratta di video di pochi minuti, massimo 5-6 minuti, che sono presenti permanentemente su una piattaforma ad accesso libero da parte degli enti federati e che costituiscono di fatto il bagaglio comune. E dopodiché sono previste anche sessioni di formazione in aula, soprattutto per i nuovi utenti, oppure per quando un nuovo ente si appresta ad utilizzare le funzionalità del sistema P3 e quindi ad ampio raggio il personale di quell'ente viene formato per apprendere le funzionalità del sistema. Come un po' in tutto il mondo, a partire dagli anni della pandemia, si è diffusa sempre di più la modalità anche dell'aula virtuale, quindi l'utilizzo di esperienze come il webinar oppure della lezione tenuta a distanza. In partenza abbiamo parlato dell'atto costitutivo del 2003 del sistema federato P3. Diciamo che il primo lustro tra il 2003 e gli anni 2008-2009, quando il sistema fu messo in produzione presso gli enti pilota, ci fu lo sviluppo di una soluzione che già allora intendeva superare il cosiddetto nucleo minimo di protocollo. E per nucleo minimo di protocollo intendiamo quelli che erano i requisiti minimi posti dal DPR 445 del 2000, quindi il testo unico, e dalle regole tecniche sul protocollo informatico del 2001. E quindi il superamento della minima funzionalità di registrazione di protocollo fu realizzata sicuramente grazie all'integrazione con i sistemi di posta elettronica certificata, che nel frattempo erano stati introdotti dalla normativa e resi obbligatori, ma soprattutto grazie ad una funzionalità di interoperabilità semplificata, in virtù della quale tutt'oggi, gli enti che fanno parte del protocollo federato possono scambiare tra di loro i documenti in modalità semplificata, quindi all'interno del sistema, sfruttando tuttavia, per uno scopo giuridico, le ricevute della posta elettronica certificata, così come previsto dalla normativa per, gli scambi documentali che avvengono tra gli enti pubblici. Un ulteriore elemento importante, e lo dice un archivista, per superare il nucleo minimo di protocollo fu quello di legare le singole registrazioni di protocollo alla classificazione e alla fascicolazione. Dunque, nel sistema già
negli anni della messa in produzione, i singoli documenti e le singole registrazioni di protocollo potevano essere associate al titolario di classificazione per la classificazione e alle funzionalità per la creazione di fascicoli informatici, elementi questi dei quali poi parleranno anche le mie colleghe, con riferimento al piano di conservazione. Una breve cronistoria, non tanto per puntualizzare quello che abbiamo fatto, ma anche per ripercorrere, quelle che sono state le tappe. Prima parlavo di un ventennio, ma di un decennio di evoluzione dei sistemi di protocollo informatico italiani, poiché, insomma, al di là della particolarità di rete territoriale federata, di per sé il sistema P3 riflette quella che è stata l'evoluzione nazionale in termini di gestione documentale. Nel 2015 fu sviluppata una funzionalità per integrare il sistema con SDI, il sistema di interscambio delle fatture elettroniche, al fine di registrare e repertoriare in automatico le fatture elettroniche del ciclo passivo. Poi nel 2019 furono aggiunte anche le fatture del ciclo attivo. Nel 2016 il sistema fu adeguato per l'invio al sistema di conservazione dei documenti informatici. E queste funzionalità permettevano e permettono tuttora di configurare delle policy che garantiscono l'invio automatico dei documenti informatici al sistema di conservazione a norma, il quale fin dal 2015 fu individuato nel polo archivistico regionale dell'Emilia-Romagna, e prima abbiamo sentito parlare il responsabile di questo polo archivistico, che è collegato al sistema di gestione documentale della provincia di Trento grazie ad un accordo di collaborazione interistituzionale rinnovato nel 2020 e tuttora vigente. Scusate, sempre nel 2016 furono implementate delle funzionalità di libro firma digitale per gestire i processi di firma sui documenti. I processi di firma accompagnano gli iter documentali dalla fase di redazione definitiva del documento fino alla fase di registrazione finale, ad esempio di protocollo, e comprendono anche i passaggi intermedi di firma digitale, o se occorre anche di firma elettronica semplice da parte dei funzionari o dei capufficio che devono apporre sul documento un elemento di validazione propedeutica alla firma digitale del dirigente. Sempre nel 2016 ci furono le prime integrazioni con i servizi online che permisero di ricevere delle istanze inoltrate mediante portale da parte dei cittadini. Il tema dei servizi online poi fu ampiamente sviluppato negli anni della pandemia per ovvie ragioni. Nel 2018, su richiesta soprattutto delle figure apicali, fu messa in produzione l'app per l'utilizzo del sistema in mobilità. Nel 2019 furono introdotti dei passi di protocollazione e spedizione automatica all'interno del libro firma digitale per alcune tipologie di documenti. Nel 2021 le anagrafiche del sistema furono integrate via web service con gli indici nazionali, quindi indice nazionale dei domicili digitali, indice nazionale delle pubbliche amministrazioni, indice nazionale dei professionisti e delle imprese. Il 2022 fu dedicato in particolare all'adeguamento alle linee guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti. In particolare, fu realizzato un nuovo tracciato XML della segnatura di protocollo, fu introdotto l'uso del sigillo elettronico qualificato per costituire una validazione finale della segnatura di protocollo, così come richiesto da AGID, e fu aggiornato il set di metadati dei documenti e dei fascicoli sulla base dell'allegato 5 delle linee guida AGID. Questo elenco si chiude con quanto realizzato l'anno scorso, che poi è il tema di questa mattinata, e quindi la funzionalità per gestire finalmente il piano di conservazione all'interno del sistema di gestione documentale. Il sistema P3 non è un ambito autoreferenziale, poiché
poiché per la complessità che caratterizza la gestione documentale di un ampio numero di enti, è stato necessario nel tempo integrare il sistema con altri sistemi. Questa apertura, tuttavia, è sempre vincolata, subordinata ad alcuni requisiti di base. In primis, deve essere rispettato il vincolo archivistico, nel senso che l'apertura del sistema a documenti provenienti, ad esempio, da applicativi verticali o da software di ricezione delle istanze esterni rispetto al sistema, non deve comunque far venire meno l'applicazione ai documenti delle regole archivistiche di classificazione e fascicolazione. Quindi l'unitarietà dell'organizzazione dell'archivio è garantita anche quando il sistema si apre a sistemi esterni. E altro elemento che è determinante nel mantenere l'unitarietà dell'archivio è la persistenza dei documenti originali all'interno del sistema di gestione documentale. Mi spiego meglio. I documenti originali, digitali intesi come documenti firmati digitalmente e con riferimento temporale garantito dalla registrazione di protocollo, vengono archiviati solo e soltanto nel sistema di gestione documentale e resi disponibili mediante viste temporanee, mi verrebbe da dire, ai sistemi esterni che hanno la necessità temporanea di utilizzare questi documenti. Quindi l'archiviazione degli oggetti documentali insiste sempre sul sistema di gestione documentale. Un breve accenno alle modalità standardizzate di realizzazione degli sviluppi che abbiamo visto prima, che sono gli sviluppi principali, ma anche degli sviluppi minori. Nel corso degli anni, per gestire la complessità di un sistema federato, è stato utilizzato un iter suddiviso in fasi per gestire le richieste di migliorie e sviluppi del sistema. La fase di input si manifesta quando uno o più enti o gruppi rappresentativi di utenti richiedono delle modifiche al sistema, oppure quando c'è una nuova normativa che impone l'adeguamento del sistema, come è successo con le linee guida AGID. Queste richieste vengono valutate dalla Provincia Autonoma di Trento a seconda della priorità e dell'impatto che esse possono avere sia sull'operatività degli utenti, sia sull'organizzazione, ma anche relativamente all'impatto economico rispetto alla programmazione finanziaria dell'ente. I requisiti e diciamo, le proposte che passano il vaglio dopo questa prima fase vengono sottoposte al fornitore che fa un'analisi tecnica dei requisiti. La soluzione tecnica proposta dal fornitore viene ulteriormente valutata dal committente per verificare la congruità rispetto agli obiettivi. Dopodiché avviene il vero e proprio sviluppo, le funzioni vengono testate in un ambiente di collaudo e gli utenti ricevono la formazione ne necessaria nelle modalità viste prima per utilizzare queste nuove funzioni. Al seguito del rilascio delle funzionalità nell'ambiente di produzione c'è una necessaria, attività di supporto agli utenti fornita dagli uffici competenti. Chiudo con l'esposizione di alcuni brevissimi dati riferiti ad un decennio che ho selezionato dal 2011 al 2021 per, darvi conto della progressione degli enti federati, all'incirca negli ultimi 12-13 anni. E nel primo biennio di utilizzo 2008-2009 ci fu l'adesione in blocco di circa un centinaio di enti e nel decennio successivo siamo arrivati a 300. Oggi ne abbiamo 329 per la precisione. Con riferimento invece agli utenti di sistema che danno conto un po' del traffico di persone attive nel sistema, sempre con riferimento all'ultimo decennio e ad onta purtroppo di alcune lacune nella disponibilità dei dati, c'è stato un dato di partenza del 2012 di circa 10.000 utenti, abbiamo avuto un raddoppiamento nell'arco di un decennio e tutt'oggi, nel inizio 2024, ci attestiamo all'incirca sul dato dei 20.000 utenti. Io ho finito e lascio la parola nuovamente ad Alessandra, che così può,
dare la parola alle mie colleghe. Grazie a tutte e a tutti. Bisogna costruire un sistema che va pensato, organizzato e soprattutto sostenuto nel tempo. Forse una banalità, ma insomma va ripetuto ogni volta, credo. Do la parola adesso a Judith Boschi, che prego di collegare per vedere appunto adesso proprio la costruzione, come è stato costruito questo piano di conservazione degli atti. Grazie, Judith. In realtà si colloca in un processo un po' più ampio, più vasto, che ha visto la provincia autonoma di Trento, a partire dal 2009 circa, dotarsi di tutti quegli strumenti archivistici che la normativa indicava come necessari per garantire la corretta gestione della documentazione prodotta nel corso dell'attività amministrativa. In questa slide, appunto, io vi ho riassunto brevemente le tappe principali di questo processo, che ha portato come prima cosa, la provincia a dotarsi tra il 2009 e il 2010 di un titolario di classificazione degli atti. Il titolario è stato adottato appunto come in una prima versione nel 2009, in concomitanza con l'avvio dell'utilizzo del nuovo sistema di protocollo informatico P3. E in seguito il titolare è stato approvato in una nuova versione nel 2010. Negli anni successivi ci sono stati alcuni piccoli aggiustamenti. In realtà, però, come era previsto, la struttura dello strumento è rimasta sostanzialmente invariata fino ai giorni nostri. Risale poi sempre al 2009 l'adozione della prima versione del manuale di gestione documentale, che come sapete contiene tutte quelle indicazioni necessarie per una corretta gestione documentale da parte del personale di un ente. Chiaramente nel corso degli anni questo strumento è stato sottoposto a una costante attività di verifica e aggiornamento, proprio con l'obiettivo di mantenerlo il più possibile aggiornato sia in rapporto alle innovazioni normative, sia alle esigenze organizzative e operative delle varie strutture, sia infine all'evoluzione tecnologica del sistema P3. Nell'esercizio poi delle funzioni di sorveglianza che l'archivio provinciale svolge nei confronti degli archivi correnti e di deposito delle varie strutture dell'amministrazione, appunto l'archivio provinciale ha fornito nel corso degli anni un costante supporto alle varie strutture nella definizione di corrette prassi di gestione documentale. In alcuni casi, per la verità non moltissimi, questa collaborazione è andata un po' oltre quello che è la semplice risoluzione di singole problematiche, ma ha condotto a una vera e propria complessiva razionalizzazione di quelle che sono le procedure di sedimentazione documentaria. E questo è stato fatto fondamentalmente con la elaborazione di alcuni piani di fascicolazione, appunto per singole strutture in questo caso. Un discorso a parte poi va fatto per quanto riguarda tutti quegli strumenti destinati appunto alla gestione degli scarti documentari.
un attimo che vado avanti, ok. La legge provinciale sui beni culturali del 2003 dà infatti alla soprintendenza competente in materia di beni librari archivistici il compito di approvare i massimari di scarto elaborati dalle varie strutture dell'amministrazione. Quindi, in seguito appunto all'emanazione di queste indicazioni normative, nell'anno 2004 l'allora soprintendenza per i beni librari archivistici ha avviato una intensa attività in collaborazione con le varie strutture, proprio con l'obiettivo di elaborare questi strumenti. Come vedremo tra poco, in realtà questa attività è durata parecchi anni, perché di fatto si è conclusa completamente solo nel 2020, quando tutte le strutture dell'amministrazione sono do state dotate del proprio massimario di scarto. E appunto l'attività di elaborazione dei massimari di scarto, come dicevo, è durata parecchi anni e quindi ha necessariamente risentito dei progressi che nel corso degli anni sono stati compiuti dalla provincia nell'elaborazione degli altri strumenti archivistici, primo fra tutti il piano il titolario di classificazione degli atti. Infatti, se in una prima fase, quella compresa tra il 2004 e il 2010, i massimari di scarto elaborati erano strutturati sulla base di partizioni logiche ideate ad hoc, che quindi non erano effettivamente corrispondenti alle modalità di organizzazione della documentazione, in seguito all'adozione del titolare unico di classificazione, ha cominciato a prendere forma anche il progetto di elaborazione di un piano unico di conservazione per l'intero ente provincia, che fosse di fatto integrato con il titolare di classificazione, così come d'altronde prevede la normativa, è stato citato prima l'articolo 68 del DPR 445 del 2000. Certo che, data la vastità di competenze che la provincia autonoma di Trento esercita, soprattutto in virtù appunto del particolare statuto d'autonomia, e vista quindi anche la complessità organizzativa dell'ente, si è ritenuto opportuno anche in questa fase continuare a coinvolgere le strutture singolarmente, quindi con l'obiettivo di dotare ciascun settore dell'amministrazione di uno specifico massimario, per poi procedere in un secondo momento a riunire tutte le informazioni. Quindi, se da un lato si è andati avanti con quell'attività di elaborazione di massimari di scarto, per tutte quelle strutture che appunto ne erano ancora prive, dall'altro, dopo l'approvazione del titolario di classificazione, si è proceduto anche all'aggiornamento di tutti gli strumenti che erano stati prodotti in epoca precedente, con l'obiettivo di riorganizzarne tutte le voci proprio sulla base delle partizioni del titolare di classificazione. Una notevole accelerazione nell'attività appunto di redazione di questi strumenti è stata determinata nel 2018 dall'entrata in vigore del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali. Perché questo? Perché la provincia autonoma di Trento ha stabilito di identificare nei massimari di scarto gli strumenti in cui reperire le indicazioni sui termini di cancellazione dei dati oggetto di trattamento, informazioni che in base appunto al regolamento dovevano essere obbligatoriamente definiti. Quindi di fatto i massimari di scarto sono diventati degli strumenti indispensabili per l'applicazione delle indicazioni normative in materia di protezione dei dati personali. E questo ha spinto tutte quelle strutture che ne erano ancora sprovviste a prendere contatti con la soprintendenza per avere supporto appunto nell'elaborazione del proprio massimario. Quindi nel biennio 2018-2020 è stato possibile dotare tutte le strutture della provincia di un proprio strumento per lo scarto archivistico.
A questo punto, avendo di fatto mappato l'intera produzione documentaria dell'ente, è stato possibile passare alla fase successiva, alla seconda fase del progetto, vale a dire alla redazione di un unico strumento unitario che prendesse in considerazione le tipologie documentarie appunto prodotte da tutti gli uffici provinciali e che fosse raccordato con il titolare unico di classificazione. Questa attività è stata avviata nell'estate del 2020 ed è terminata l'anno successivo quando appunto la giunta provinciale, con una deliberazione numero 287 appunto del febbraio 2021, ha approvato il piano unico di conservazione come un allegato al manuale di gestione documentale dell'ente. Come avrò modo di approfondire anche in seguito, l'attività di redazione prima dei massimari per struttura e poi del piano di conservazione è stata condotta in rapporto molto stretto con le strutture. Cosa vuol dire? Che gli strumenti, tutti questi strumenti archivistici, in realtà era stato fatto lo stesso anche nell'elaborazione del titolare di classificazione. Sono il frutto non di un ragionamento poi calato dall'alto sull'attività amministrativa delle strutture, ma sono il frutto di un lavoro effettuato sul campo che ha comportato proprio la ricognizione delle procedure documentarie effettivamente in uso presso le strutture, e queste procedure sono state analizzate mediante il confronto diretto con il personale amministrativo, mediante interviste, incontri, eccetera. E questo tipo di attività, questa scelta metodologica ha portato dei risultati estremamente importanti, non solo appunto, nell'elaborazione degli strumenti, ma perché ha consentito di creare una vera e propria rete di funzionari che in un primo momento erano stati individuati semplicemente come il primo contatto per l'organizzazione dell'attività di rilevazione, ma che poi con il tempo sono diventati dei veri e propri punti di riferimento nelle singole strutture per tutte quelle operazioni legate alla gestione degli archivi, intesi in realtà in questo campo, in questo caso principalmente nella loro accezione cartacea. E quindi queste persone hanno cominciato ad essere il punto di riferimento per quelle che erano le attività di scarto, per la gestione degli spazi di deposito, per la definizione di particolari procedure documentarie e così via. Quindi, l'attività di redazione del titolario prima e del piano di conservazione poi, di fatto, ha portato anche questo valore aggiunto che ancora oggi noi sfruttiamo nei rapporti con le varie strutture. Un attimo che vado avanti. Ecco, ripercorso velocemente appunto l'iter che ha condotto all'approvazione della prima versione del piano di conservazione. Ora passo a presentarvi quella che è la sua struttura. Allora, il piano di conservazione è di fatto attualmente una semplice tabella elaborata con un programma dedicato alla produzione di fogli elettronici, una tabella costituita da 4.433 righe o voci, ciascuna corrispondente a una particolare tipologia di fascicolo o serie documentaria. Tra un attimo vi farò vedere anche un estratto. Questa tabella è organizzata in 10 colonne. Le prime tre di fatto sono dedicate al collegamento con il titolare di classificazione degli atti e quindi contengono i riferimenti al titolo, alla classe, eventualmente alla sottoclasse, e c'è una specifica colonna dedicata al tempo, al codice di classificazione. Seguono poi due colonne dedicate al collegamento con i procedimenti amministrativi. Ovviamente i campi di queste due colonne
numero, procedimento e voce del procedimento amministrativo, sono valorizzate solo nei casi in cui la tipologia fascicolo contiene documentazione riconducibile al procedimento amministrativo, altrimenti rimangono vuote. Il cuore invece dello strumento è costituito dalla colonna dedicata all'elenco delle tipologie fascicolo, a ciascuna delle quali è affiancato l'indicazione del tempo di conservazione. I tempi di conservazione ovviamente vanno intesi come dal momento della chiusura del fascicolo e questa operazione, sia in ambito cartaceo ma anche in ambito digitale, è ancora un qualcosa di manuale che spetta, di meccanico, che è manuale che spetta a chi fisicamente apre il fascicolo. E dunque, per supportare le strutture in questa operazione, è stata inserita una specifica colonna. Che voi individuate qua, chiusura del fascicolo corrispondente a, che viene valorizzata qualora l'evento che chiude il fascicolo, diciamo che determina la chiusura del fascicolo, non corrisponde all'inserimento dell'ultimo documento, del documento più recente. Nell'estratto che vi presento, ad esempio, la colonna è valorizzata in riferimento ai canoni aggiuntivi, quindi ai canoni aggiuntivi che vengono versati, vabbè, in caso di proroga di una concessione di derivazione di acque pubbliche ad uso idroelettrico. Lì si specifica che la chiusura del fascicolo non corrisponde appunto all'inserimento dell'ultimo documento, ma corrisponde alla data di scadenza della concessione, per la quale appunto questi canoni aggiuntivi devono essere pagati. Seguono poi altre due colonne, una destinata alla segnalazione riguardo alle necessità di ulteriori controlli da effettuare dopo la chiusura del fascicolo e dopo il raggiungimento dei termini di conservazione, il superamento dei termini di conservazione. Per appunto controlli che servono per verificare l'effettiva scartabilità della documentazione e poi un campo note dedicato a specifiche segnalazioni relative o al contenuto dei fascicoli o alle prassi di gestione degli stessi. Nell'estratto che vi presento poi compaiono in realtà altre due colonne che sono di fatto la novità 2024, cioè la novità della prossima versione del piano di conservazione che sarà approvata a breve, e che di fatto lo adeguano a quelle che sono le richieste delle più recenti linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale. E sono state inserite anche in vista, diciamo, del caricamento dello strumento nel sistema di gestione documentale P3. E a cosa corrispondono queste due colonne? Allora, la prima distingue le voci tra fascicoli e serie, quindi distingue le voci a seconda della tipologia di aggregazione documentale. La seconda invece è dedicata al riferimento alle cinque tipologie fascicolo, quindi affare, attività, procedimento amministrativo, persona fisica e persona giuridica, che appunto nelle linee guida AGID vengono indicate come metadato obbligatorio nelle aggregazioni documentali informatiche. Ora, vista, diciamo, riassunta brevemente la struttura dello strumento, mi preme sottolineare alcune caratteristiche generali. Prima di tutto, va chiarito che l'attività di redazione del piano unico di conservazione è stata fortemente condizionata appunto dalla necessità di renderlo uno strumento adatto anche al contesto digitale. Il piano dunque è stato impostato identificando come unità minima di descrizione il fascicolo. Cosa vuol dire? Che ogni voce del piano corrisponde a una specifica tipologia fascicolo collegata a un tempo di conservazione univoco che quindi si riferisce a tutti i documenti contenuti all'interno del fascicolo. Non è prevista infatti la possibilità, che peraltro invece era prevista nei massimari di scarto
per struttura che erano pensati più che altro per l'ambito cartaceo, che all'interno di un fascicolo siano presenti documenti con un'aspettativa di vita diversa. Ho già accennato poi al fatto che le tipologie fascicolo descritte nel piano di conservazione hanno una diretta corrispondenza con le aggregazioni documentarie effettivamente prodotte dalle strutture, perché appunto anche in ragione della metodologia applicata nell'elaborazione dello strumento. In questo senso, quindi, il piano di conservazione ha tutte le potenzialità per essere utilizzato anche in fase di formazione della documentazione come un vero e proprio, piano di fascicolazione. E proprio alla luce del fatto che la stretta corrispondenza, alla luce della stretta corrispondenza che c'è tra le voci descritte e le procedure di fascicolazione, fa sì che il piano abbia già avuto la necessità e l'avrà sicuramente anche in futuro di essere costantemente aggiornato per adattarsi a tutti quei cambiamenti che intervengono nella gestione documentale, quotidiana delle varie strutture dell'ente. Per questo motivo la soprintendenza ha già definito una specifica procedura, che le strutture dovranno seguire per richiedere, gli aggiornamenti. Qui vi ho riportato, diciamo, la versione più recente, che è quella approvata, nel marzo del 2023. Quindi già in questi primi 2 anni di utilizzo il piano di conservazione è stato sottoposto a vari interventi di aggiornamento. Chiudo la mia presentazione con un'ulteriore precisazione sul fatto che questo strumento, appunto il piano di conservazione della provincia, negli anni passati è stato messo in relazione con altri due strumenti, con il registro dei trattamenti dei dati personali, all'interno del quale di fatto nell'accampo relativo ai tempi di conservazione dei dati compaiono i riferimenti alle voci o alla voce o alle voci del piano di conservazione che appunto indicano il tempo di conservazione dei documenti collegati. E il piano di conservazione è stato messo in rapporto anche con il registro e l'elenco dei procedimenti amministrativi. Tutti i procedimenti amministrativi, infatti, compaiono nel piano collegati all'aggregazione documentale di riferimento. Questa attività che ha comportato un continuo confronto con le strutture, ovviamente, secondo me, a mio parere, fornisce al piano di conservazione un valore aggiunto, perché lo rende di fatto in grado di restituire in maniera molto precisa e esaustiva tutto un quadro, una mappatura delle attività, dei processi, dei procedimenti in atto nell'intero ente provincia. Con questo io chiudo la mia presentazione e vi ringrazio. Anna Maria, ti lascio la parola per appunto adesso vediamo l'implementazione del piano. Buongiorno, il mio intervento si concentrerà appunto nel descrivere il percorso che ha portato all'implementazione e alla gestione del piano di conservazione all'interno del sistema di gestione documentale. Come ha precedentemente descritto il collega Bortoli, nel periodo iniziale dello sviluppo del sistema di gestione documentale P3, l'attenzione è stata posta principalmente alla diffusione orizzontale tra gli enti aderenti alla federazione delle funzionalità relative al nucleo minimo di protocollo.
e successivamente si è lavorato per sviluppare il sistema in modo da tenerlo allineato ai continui aggiornamenti normativi e per renderlo corrispondente alle esigenze di front-end che venivano avanzate dagli utenti. La componente archivistica però del gruppo di lavoro P3 che seguiva gli sviluppi del sistema aveva però chiaro fin da subito che le attività di selezione e di scarto in ambiente digitale vanno affrontate il più precocemente possibile. E che quindi sarebbe stato necessario il prima possibile appunto evolvere il sistema in modo da agganciare ai documenti il metadato relativo al tempo di conservazione. Anche per questo sviluppo, come per il completamento del processo di redazione dei massimari di scarto, la circostanza che ha trasformato una consapevolezza archivistica in un progetto vero e proprio di miglioria evolutiva del sistema è stata appunto la necessità di applicare il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, proprio per i motivi che spiegava prima la collega Boschi. Quindi lo scarto dei documenti digitali diventava non solo un'attività archivistica per qualificare la memoria storica conservata, ma anche un'attività necessaria per poter essere adempienti al GDPR. Anche il progressivo ed esponenziale aumento della produzione dei documenti nativi digitali, originali informatici ha avuto la sua parte nel aumentare la consapevolezza di dover gestire il tema dello scarto dei documenti digitali al fine di poter costruire un archivio digitale dell'ente che fosse organico, ordinato e sostenibile nel tempo. Abbiamo iniziato a ragionare di gestione dei tempi di conservazione per i documenti digitali all'inizio del 2019 e come primo passo ci siamo ritrovati come archivisti degli enti federati che facevano parte del gruppo di progetto P3 per discutere e definire i requisiti archivistici sulla base dei quali si sarebbe dovuta progettare la miglioria evolutiva del sistema P3. E successivamente questi requisiti definiti a livello di archivisti e sono stati condivisi con il gruppo di progetto al completo, quindi anche con le altre componenti e competenze e partendo appunto dai requisiti archivistici se ne sono aggiunti degli altri. Proposti dagli altri partecipanti al gruppo di lavoro. Sulla base dei requisiti funzionali individuati, la società di sistema e l'azienda fornitrice del software P3 ha elaborato una prima bozza di analisi di fattibilità che è stata sottoposta al vaglio dell'ente capofila della federazione, che è la provincia autonoma di Trento, nel luglio del 2020, in vista poi di una condivisione allargata a quel comitato guida di cui accennava prima il collega. Lo sviluppo dell'evolutiva per la gestione del piano di conservazione, dei tempi di conservazione, si è intrecciata con l'emanazione delle linee guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici e in particolare per i tre temi che trattiamo oggi. Le linee guida al paragrafo 4.11 hanno dettagliato per la prima volta la procedura di scarto nel contesto digitale, stabilendo che l'attività di scarto debba avvenire nel sistema di conservazione.
Fino a quel momento l'analisi e la progettazione della miglioria che stavamo, del sistema che stavamo portando avanti aveva previsto che lo scarto avvenisse nel sistema di gestione documentale e che successivamente avrebbe inviato l'informazione al sistema di conservazione. Ed è stato quindi necessario rivedere la progettazione per adattarla alle nuove previsioni delle linee guida, ribaltando il flusso delle informazioni e anche parallelamente adeguare il sistema di gestione documentale alle novità previste dagli allegati 5 e 6 delle linee guida. Quindi c'è stato tutto un intreccio di evolutive in questi ultimi anni. Inoltre, il PARER, che è appunto il conservatore per la maggior parte degli enti che aderiscono alla federazione, in linea con le indicazioni dell'allegato 5, ha previsto il metadato relativo al tempo di conservazione esclusivamente a livello di aggregazione documentale. Fino ad oggi il sistema P3 invia in conservazione solo documenti corredati dell'informazione relativa alla classificazione e alla fascicolazione, ma solo documenti. E quindi dal momento dell'emanazione delle linee guida si è anche cominciato a ragionare di progettare uno sviluppo del sistema che inviasse in conservazione le aggregazioni documentali, in particolare i fascicoli. Mi soffermo un attimo a descrivere i requisiti che sono stati definiti e che sono alla base dello sviluppo tecnologico. Il gruppo ristretto alla componente archivistica ha innanzitutto individuato due prerequisiti per poter gestire i tempi di conservazione dei documenti digitali. La presenza presso ogni ente del piano di conservazione integrato col titolario di classificazione da poter poi caricare in P3 e l'esistenza di una minima prassi corretta di fascicolazione. Come requisiti funzionali invece sono state individuati i seguenti. È stato definito che l'unità di base da considerare ai fini della selezione dello scarto sarebbe dovuta essere l'aggregazione documentale, quindi il fascicolo o la serie, che l'informazione relativa al tempo di conservazione doveva accompagnare l'unità archivistica fin dal momento della registrazione della stessa nel sistema di gestione documentale, che in generale il conteggio del tempo di conservazione doveva partire dal momento della chiusura del fascicolo e che l'applicazione delle operazioni di selezione e di scarto in ambiente digitale avrebbe dovuto riguardare anche i documenti prodotti o ricevuti dagli applicativi verticali. Il confronto con il gruppo allargato anche alla componente informatica del gruppo di lavoro P3 ha arricchito l'elenco di altri requisiti prevedendo che al momento dell'inserimento in un fascicolo il documento ne eredita l'attributo relativo al tempo di conservazione, la possibilità di selezionare tra tutti quelli previsti dal piano di conservazione solo le tipologie fascicolo legate al codice di classificazione precedentemente scelto, l'obbligatorietà al momento dell'apertura del fascicolo di selezionare una tipologia fascicolo desunta dal piano di conservazione, la gestione da parte del sistema delle versioni di aggiornamento del piano di conservazione, la non retroattività di questo sviluppo migliorativo del sistema che non verrà applicata alle aggregazioni documentali che sono già presenti nel sistema P3 e
venne anche affrontato il tema di come gestire i documenti inseriti in più fascicoli oppure repertoriati, ma anche fascicolati. Passo ora a vedere in concreto come è stata sviluppata la miglioria evolutiva per gestire appunto il piano di conservazione nel sistema di gestione documentale P3. La miglioria è stata rilasciata in produzione alla fine del 2023, anche se non è ancora attiva, non è ancora utilizzata dagli utenti perché prima dell'effettiva fruizione è stata pianificata una capillare attività di formazione che descriverò a breve. Il piano di conservazione è strutturato sulla base di un template che viene fornito dall'amministratore di sistema e che permette il caricamento in automatico dei dati desunti dal piano di conservazione all'interno del sistema di gestione documentale. Per ora le informazioni visibili in front-end sono limitate alla tipologia fascicolo e dal tempo di conservazione. Ma prossimamente verranno implementate anche le altre informazioni presenti nel piano e che ha appena descritto la collega Boschi. Le tipologie di fascicolo serie previste dal piano di conservazione, quando esso sarà caricato in P3, saranno collegate ai codici del titolario di classificazione. L'apertura di un nuovo fascicolo implica la scelta di dover scegliere un codice di classificazione, ma anche una tipologia di fascicolo ed è questo collegamento che permette l'assegnazione dei tempi di conservazione alle aggregazioni documentali. E quando si registra invece un documento in un repertorio, il tempo di conservazione è associato automaticamente. È possibile inserire un documento in più fascicoli o inserire un documento repertoriato in un fascicolo poiché il sistema P3 è in grado di gestire tempi di conservazione differenziati e tenere in considerazione sempre quello più elevato. Inoltre, il piano di conservazione può essere modificato e ricaricato nel sistema di gestione documentale mediante un intervento dell'amministratore di sistema e, come definito nei requisiti, le modifiche però non sono retroattive. Come ho accennato prima e come ha anche descritto il collega Bortoli, accennando all'importanza che ha avuto la formazione continua nell'accompagnare lo sviluppo del sistema di gestione documentale P3, anche in occasione dell'implementazione di questa miglioria evolutiva, è stato programmato di far precedere l'effettivo utilizzo della funzionalità da un percorso formativo che per la provincia autonoma di Trento sarà obbligatorio per tutti gli utenti del sistema, che sono un po' meno di 4.000. Il percorso sarà erogato nei prossimi mesi nella modalità della formazione a distanza ed è strutturato in una prima parte che affronta contenuti teorico-archivistici, quali il concetto di classificazione, di fascicolazione, di piano di conservazione, di selezione e scarto, e in una parte pratica a sistema aperto che mostra le nuove funzionalità di creazione dei fascicoli. Il percorso formativo sarà a disposizione sulla piattaforma di e-learning per tutti gli enti federati P3. Sono rimasti dei nodi ancora aperti anche a conclusione dello sviluppo delle nuove funzionalità di gestione del piano di conservazione. In particolare, da sempre si è scelto
all'interno della federazione di non rendere obbligatoria la fascicolazione dei documenti, ma di accompagnare gli utenti nel procedere ad una corretta creazione e gestione dei fascicoli attraverso la formazione archivistica e organizzativa. Questa scelta di non rendere obbligatoria la fascicolazione, peraltro, non ha li limitato la costante crescita nel tempo di fascicoli aperti. Il tutto probabilmente favorito anche dal progressivo aumento delle integrazioni tra P3 e gli applicativi verticali, che vengono prevalentemente progettate in modo da creare in automatico nel sistema di gestione documentale i fascicoli delle pratiche relative. Il fatto però di non rendere obbligatoria la fascicolazione, fa sì che, una certa quantità di documenti siano classificati ma non siano organizzati in alcuna aggregazione documentale. E per come è stata pensata l'evolutiva del sistema per la gestione dei tempi di conservazione dello scarto digitale, questo evidentemente ha l'implicazione che per gli oggetti che non sono aggregati, organizzati in fascicoli, non sarà possibile procedere allo scarto per la maggior parte almeno. Ma la resistenza rispetto all'obbligatorietà della fascicolazione non è stata superata nemmeno in questi anni in cui abbiamo ragionato tanto sulla costruzione di questa evolutiva del sistema. E quindi permane ancora come una criticità. L'altra criticità che rimane ancora, e di cui ha accennato la collega Boschi, è l'evento della chiusura del fascicolo, che è quello che determina l'avvio del conteggio dei tempi previsti dal piano di conservazione, che risulta quindi un'azione imprescindibile per l'effettiva possibilità di procedere allo scarto dei documenti. La chiusura dei fascicoli rimane ancora un'incombenza manuale a carico del personale. Nel gruppo di progetto abbiamo lungamente ragionato sulla possibilità di prevedere la chiusura automatica per i fascicoli inattivi oltre un determinato periodo. Ma sono emerse diverse casistiche di fascicoli che hanno la necessità di essere implementati, alimentati a distanza di anni da parte delle integrazioni e che quindi non possono essere chiusi in automatico, oppure la criticità della gestione dei fascicoli permanenti e quindi non abbiamo ancora optato o individuato una modalità alternativa alla chiusura manuale dei fascicoli. Cercheremo di, e lo abbiamo fatto nel progettare l'attività di formazione che descrivevo prima, di accrescere la consapevolezza degli utenti rispetto all'importanza di chiudere i fascicoli per poter effettivamente procedere agli scarti. Per il futuro abbiamo in ballo per il futuro prossimo la conclusione della progettazione dell'evolutiva che permetterà l'invio in conservazione delle aggregazioni documentali. È un'attività già pianificata, in gran parte sviluppata, in stretta sinergia con il PARER e che è in fase di conclusione. Mentre per il futuro più
prossimo, invece abbiamo sicuramente la necessità di dover adeguare il sistema per gestire il ritorno dell'informazione relativa allo scarto dal sistema di conservazione al sistema di gestione documentale, in modo che il sistema di conservazione e il sistema di produzione rimangano allineati. E in modo da gestire correttamente e in modo conforme al GDPR le visibilità sui documenti anche all'interno del sistema P3, e sicuramente rimane aperto il tema della costruzione dell'archivio di deposito digitale, che permetterebbe di liberare il sistema corrente della documentazione non più in fase attiva rispetto all'attività amministrativa e quindi di mantenerlo efficiente ed efficace e di poter cominciare anche a ragionare sulla conservazione archivistica a lungo termine e non solo sulla conservazione a norma dei documenti. Io ho finito il mio intervento e vi ringrazio. Molto interessante anche il tuo intervento. I tempi, ahimè, sono strettissimi a questo punto, quindi invito tutti i relatori a connettere la webcam per riuscire a rispondere a qualche domanda. Eccoci qua. Allora, avrete visto anche voi. Certo. Certo. Sì. Gestisce il tempo di conservazione anche su altri elementi che non siano aggregazioni documentarie. La scelta fatta da Pat, da per come è tutto organizzato nella sua interezza il sistema, è quella di metterlo sulle aggregazioni. Questa era solo una puntualizzazione perché magari ci seguono qualcuno della comunità dell'Emilia-Romagna e segue una prassi differente. Sì, d'accordo. Fine. Allora, le domande sono, no, non sono tantissime, speriamo di riuscire a rispondere a tutte quante. Intanto per la presentazione di Judith c'è stato qualche problema di comprensione delle colonne, quindi si vedeva poco e quindi sull'individuazione soprattutto della colonna tipologia fascicolo, ma invece altre domande più di contenuto sullo stesso argomento, ce n'è una che appunto dice che cosa si intende per tipologia fascicolo. Si riferisce alla definizione di cui alla quinta colonna vista in quella tabella e non all'ultima che fa riferimento all'elenco di tipologie previste dalle linee guida. Non so se ce l'hai presente perché questa è contestualizzata la domanda rispetto alle tue slide. Judith, vuoi rispondere tu? Il microfono? La quinta colonna Ahimè. dovrebbe essere proprio diciamo, la tipologia che è, diciamo, il cuore del piano di conservazione. Cosa si intende? Quando noi abbiamo fatto l'analisi sulla produzione documentaria delle varie strutture, abbiamo identificato, come nucleo di base appunto i fascicoli, quindi le aggregazioni documentali, fascicoli o serie. Ovviamente, poi abbiamo cercato di dare una definizione univoca, che appunto risulta qui come tipologia fascicolo, una definizione comprensibile a chi li produce e chiara anche per chi verrà in futuro, alle aggregazioni documentali che sono riconducibili tutte alla stessa, che hanno tutti la stessa natura, diciamo. Quindi, un esempio, nell'ambito, poi vedevo lì la domanda relativa l'esempio relativo ai concorsi. Nell'ambito di un concorso si producono documenti che vengono fascicolati all'interno del fascicolo concorsi. Ovviamente una struttura che si occupa di concorsi ne produce
una varia quantità, ma tutti sono riconducibili a un'unica tipologia, alla quale abbiamo dato un nome, diciamo, identificativo che sia chiaro e per tutti coloro che poi utilizzano quei documenti. Non so se mi sono spiegata. Quindi tipologia fascicolo è di fatto il nome Ok, standardizzato delle aggregazioni documentali. sì, è molto chiaro anche chi ha posto la domanda. Ringrazia Nazareno Prinzivalli, che saluto. E dunque, andiamo avanti con le domande. Ogni fascicolo, anche se classificato con una certa voce di classificazione X, può contenere documenti informatici classificati con voci di classificazioni diverse Y e Z? Alla chiusura del fascicolo vengono inviati in conservazione i metadati dell'aggregazione partecipante. Non capisco bene questa domanda, comunque il concetto è abbastanza chiaro. In realtà Vuoi su questa cosa rispondere tu? credo abbia risposto poi nelle sue slide Anna Maria. Sì, è possibile Sì. che i documenti all'interno ci sia un documento che compare in due fascicoli con tempi di Sì. conservazione, con classificazione diversa, anche con tempi di conservazione diversa, ma come diceva Anna Maria, il sistema li gestisce. Cioè un documento lo inserisco in un fascicolo, in una classificazione, ma lo stesso documento io lo posso inserire anche in un altro fascicolo che ha una classificazione diversa. Ah, grazie Judith. Sì, mi era parso una cosa del genere, ma non si sa mai. Allora, i documenti repertoriati ancora sulla conservazione. I documenti repertoriati vengono conservati a norma in quanto aggregazioni in serie o devono anche essere fascicolati, fascicoli annuali di atti omogenei, forse? Se volete qua rispondo io, Sì, questo è strettamente Riccardo, corretto. sì, questo è più. Al sistema di Vai. gestione documentale cioè questo è secondo me strettamente connesso anche al sistema di gestione documentale che si utilizza. Di fatto l'essere organizzati in serie può essere sufficiente per tutti quei documenti estremamente omogenei. Mi viene in mente che io per parcheggiare qui in regione chiedo un'autorizzazione, quindi tutte le autorizzazioni sono una serie, mettiamo così, di tipologie documentali in cui l'appartenenza alla serie è più che soddisfacente. Per tutto ciò, per esempio, invece che riguarda i provvedimenti, ovviamente sono, che ne so, leggi, qualsiasi determina, per esempio, sono nella serie delle determine, ma al tempo stesso, a mio avviso, devono stare anche nel fascicolo di quel procedimento amministrativo, perché è l'atto che conclude il procedimento amministrativo. Quindi se serie o sia sufficiente o meno dipende dal sistema e dal tipo di atto di cui è composta la serie. Continuiamo velocemente, vengono inviati al sistema di conservazione tutti i documenti del sistema di gestione documentale. Vabbè, questa ovviamente passo a quella successiva. Una volta scaduti i tempi di conservazione, vengono scartati anche all'interno del sistema di gestione documentale? Lascio la risposta a Dovrà voi, essere potrei. così, hanno risposto, rispondo io, dovrà essere così perché lo prescrivono le linee guida. Quindi dovranno essere scartati anche all'interno del sistema di gestione documentale. Sì, Ok, no, bisogna perché l'ho creare i meccanismi precisato perché specifici. sembravano due domande in una diverse, quindi per sicurezza. Chiedo ai partecipanti e a chi ha posto la domanda comunque di esprimere sempre il parere se è tutto chiaro. Grazie. Non avete previsto la possibilità, questo va sull'esperienza, che nello stesso fascicolo possano essere inseriti documenti con tempi di conservazione differenti, questo a proposito del tempo di conservazione uguale per lo stesso fascicolo. Esempio, il Allora, fascicolo di concorso pubblico, eccetera, questo che avete citato anche prima. in passato sì, nei vecchi massimari, pensate per il cartaceo, certo, era previsto che si potesse in fase di scarto andare a pescare all'interno di un fascicolo documenti scartabili e tenerne altri. Ma prevedendo appunto l'applicazione in ambito digitale, questo non è più possibile, quindi nei casi in cui ci si presentavano questi problemi, le soluzioni
possibili sono state, erano due. O si elevava al tempo più alto, quindi tutta la documentazione, quindi se all'interno di un fascicolo c'era documentazione a tempo illimitato, si indicava la conservazione di tutti i documenti a tempo illimitato, o, e questa è la soluzione preferibile, abbiamo operato sulla fascicolazione, cioè nel caso specifico qua a concorsi, ovviamente ci sono documenti a conservazione illimitata, verbali, nomine della commissione, eccetera, documenti invece a conservazione non limitata. In questo caso si è stabilito di creare due tipologie fascicolo distinte, cioè fin dalla fase di produzione della documentazione, chi produce appunto i documenti sa che i documenti a conservazione illimitata vanno in un fascicolo, quelli a conservazione limitata nell'altro, in modo tale Quindi che poi all'origine. all'interno dell'unità ci sia omogeneità dei tempi di conservazione. Ok, grazie Judith. Assegnare un tempo di conservazione attraverso una specifica tipologia significa lasciare a chi fascicola la responsabilità di decidere il tempo dello scarto. Sono stati previsti sistemi centralizzati di controllo o presidio di questa attività in modo da intercettare e indirizzare eventuali errori? Se sì, quali? Mi verrebbe da dire che c'è Qualcuno? l'organismo di vigilanza che autorizza lo scarto, che ha il compito di verificare, che, come avveniva peraltro con il cartaceo, che diciamo la gestione documentale. Cartaceo e vale tuttora nell'ambiente digitale, quindi chi autorizza lo scarto, la sopra. Dunque, sì, grazie Carlo. Stiamo andando, ahimè, oltre i tempi. Io, se siete d'accordo, rimaniamo ancora qualche minuto, anche i partecipanti, spero, per andare avanti. Ditemi voi, perché abbiamo già sforato di un pochino. Io credo che possiamo rimanere ancora qualche minuto. Io non ho problemi a fermarmi, Anche per me sì, va bene, volentieri. va bene. I partecipanti rimangono con noi, sì? Ho tutti a mangiare. Comunque, andiamo avanti un pochino, vediamo, riesco a selezionare questi, i compiti dell'amministratore di sistema, compiti specifici riferiti ai piani di conservazione sono definiti sul piano normativo? Se sì, dove? Chiedono. Se potete rispondere, se. Ma io direi che queste cose sono definite sul manuale di gestione, cioè riguardano le prassi dell'ente e sono da Una cosa definire nel manuale di interna, gestione. quindi. Sì. A La meno domanda che di per scarto, l'amministratore questa. non si intenda, diciamo, l'amministratore dei sistemi in ottica GDPR e tutto ciò che ne consegue in quell'ottica lì, però non siamo in Non quell'ambito, ecco. credo. Non credo, se c'è Francesca Cerasoli, se ci vuole dare un riscontro. Va bene, ha detto va bene, grazie. La domanda di scarto la fa il parer in questo caso, ovviamente, o l'ente. Quando mandate la documentazione digitale in conservazione, una volta all'anno, alla chiusura del fascicolo, questo sono due domande in una. E la parte parer rispondo io, cioè il procedimento amministrativo che sta alla base dello scarto non cambia tra cartaceo e digitale, quindi non siamo noi a fare nessun tipo di domanda. L'archivio dell'ente è del soggetto produttore, e quindi è il soggetto produttore che propone lo scarto alla soprintendenza, ha il dialogo con la soprintendenza, e una volta che noi agevoliamo, diciamo così, la formulazione della proposta di scarto tramite il sistema, e recepiamo poi le indicazioni del soggetto produttore
alla fine, cioè a valle, quando la soprintendenza ha autorizzato, ma noi non abbiamo, non è un procedimento del PAR, era un procedimento del soggetto produttore, mi verrebbe da dire, questo non cambia tra cartaceo e digitale. Grazie Riccardo. Passiamo ai tempi, un paio di domande sui tempi di conservazione. Il tempo di conservazione del documento e del fascicolo è dato dal tipo di documento, presumo, e chiedo se è il responsabile del procedimento che indicherà il tempo di conservazione. E questo credo che sia una cosa interna che ci si organizza, giusto? Al di là di quanto previsto dalla norma, ovviamente. Non volevo rispondere sempre io. In realtà, magari mi sbaglio, ma forse ho capito male, ma in realtà l'utente non sceglie il tempo di conservazione, sceglie la tipologia fascicolo a cui allegare agganciare il documento e scegliendo la tipologia, di fatto c'è il collegamento al tempo di conservazione, però non so se voleva chiedere questo. No, infatti non era chiarissimo, anche a me mi ha portato un po' fuori. Ci sta Adriana Benetton che ci dice se abbiamo interpretato bene? Intanto che ci avverte per il tempo, scusatemi, io sto andando di corsissima, ma è proprio che siamo in grosso ritardo. A ogni tipologia di fascicolo corrisponde un tempo di classificazione. Beh, qua ci deve essere, credo, un errore. Immagino che sia un tempo di conservazione, però le scorro velocemente, credo che abbiamo già risposto. Valentina Corona che chiedeva invece se c'erano metadati specifici per ogni tipologia Esatto, fascicolo. Valentina Corona, esatto, stavo arrivando lì. Alle tipologie fascicolo sono associati set di metadati specifici o i metadati sono standard per tutte le aggregazioni fascicolo? Entriamo nell'ambito dei metadati. Chi risponde? Qualcuno? Sì. Di persone, adesso a memoria non me le ricordo tutte, eventualmente se il riferimento è a un procedimento amministrativo compare il codice del procedimento e la denominazione del procedimento, però ecco, questo è il livello minimo. Una parte sì, di tipologia fascicolo hanno set specifici. Allora, chiedo anche, grazie Carlo, chiedo anche a Riccardo se individua, non riusciremo, ahimè, a rispondere a tutto, quindi chiedo a Riccardo se individua anche lui qualche Ma domanda, sì, un'ultima domanda a cui rispondere. io riprendo semplicemente anche una risposta di Francesca Perrone, che ringrazio perché è stata molto precisa.